La pasta è prima di ogni altra cosa sinonimo della cucina italiana. Nella scuola di cucina di Casa Artusi prepareremo un piatto tipico della cucina del Sud Italia, maccheroni con le sarde, ricetta numero 88 di Pellegrino Artusi, che l'autore attribuisce a una delle tante signore che contribuiscono, grazie all'intenso scambio di lettere e suggerimenti, ad arricchire il suo manuale. Artusi infatti scrive: «Di questa minestra vo' debitore una vedova e spiritosa signora, il cui marito siciliano si divertiva a manipolare alcuni piatti del suo paese. Per preparare i maccheroni con le sarde avremo bisogno di 150 g di pasta di Gragnano IGP, nel nostro caso useremo i maccheroni, 100 g di sarde fresche, una decina di pomodorini Pachino IGP, qualche acciuga salata o sott'olio, qualche ciuffo di finocchietto selvatico, un filo d'olio extravergine d'oliva di Brisighella DOP. Prima di tutto, mettere un filo d'olio extravergine d'oliva Brisighella DOP in un tegame. Per sprigionare al meglio il sapore delle acciughe abbiamo utilizzato un olio davvero particolare. Una volta sciolte le acciughe, aggiungere i pomodorini di Pachino IGP ben tritati e qualche ciuffetto tritato di finocchietto selvatico. Ma conosciamo meglio il pomodorino di Pachino IGP. Prendere le sarde, passarle nella farina e mettere a friggere in olio di semi ben caldo. Tamponare con della carta assorbente. In acqua bollente salata, mettere a cuocere per circa 10 minuti i maccheroni di Gragnano IGP. Scolare la pasta al dente e saltare nel tegame insieme al sugo di sarde preparato. Impiattare e ultimare con le sarde fritte e il finocchietto selvatico.
Per questo piatto abbiamo utilizzato due ingredienti principe dell'Italia del Sud: la pasta di Gragnano IGP e i pomodorini di Pachino IGP. Per esaltare i profumi di questo piatto, abbiamo deciso di utilizzare un filo d'olio extravergine di oliva DOP, che soprattutto a crudo sprigiona al massimo le sue caratteristiche organolettiche, prodotto qui in Romagna, intorno alle colline di Brisighella, che gli danno questo nome. L'Italia, dal nord al sud, essendo il paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari DOP e IGP, ci offre una varietà di materie prime delle più fini, che si mostrano versatili e di qualità, per sempre ben figurare a tavola, proprio come ci consiglia Pellegrino Artusi.